Vai Fili. Lorenzo, quanto era importante dare continuità alla vittoria contro il Napoli? Era importantissimo perché altrimenti staremmo qui a parlare sempre dei soliti alti e bassi. Invece questa Roma forse inizia a tornare come quella di inizio stagione. Quindi era una vittoria importantissima che speriamo ci porti serenità, ci porti a giocare la partita di martedì al meglio, perché insomma ci crediamo tutti quanti di poter passare questo turno. Serviva però anche un gol per sbloccarvi qui all'Olimpico, perché l'impressione che nel primo tempo ancora c'era questa strana sensazione che la Roma avesse ormai rifiutato in casa, quindi... Ma io a questo non credo molto, perché poi insomma noi siamo tutti tranquilli dentro lo spogliatoio, non abbiamo mai parlato di questo fattore olimpico in negativo, anzi insomma giochiamo davanti ai nostri tifosi, dovrebbe essere uno stimolo, come lo è penso per tutti quanti, quindi era importante vincere, non tutte le partite possono sbloccarsi subito, insomma abbiamo vinto 3-0 e vedo solo tanta positività in questa partita che ci preparerà una partita ancora più importante. Finita la crisi. Ma questa è una domanda un po' complicata, perché se adesso ti dico che è finita la crisi della Roma e martedì si perde, siamo da capo a 12, quindi penso che è meglio non parlare di crisi, è meglio pensare al fatto che oggi abbiamo vinto 3-0 e che siamo sicuramente più sereni e più vogliosi di cercare martedì di passare il turno. Lorenzo, prima sviluppavate molto il gioco sulle fasce, adesso il centrocampo è chiamato a impostare un po' di più, ancora qualcosa non funziona, cosa dovete migliorare? Ma sì, si parlava dei tanti cross non sfruttati, certo, ovviamente possiamo fare tutte e due le cose, perché penso che sia i ragazzi che insomma chi entra quando escono possano dare quella qualità giusta per fare qualche mucata a centrocampo, anche perché la porta è davanti, non è sulle fasce, quindi è importante segnare, è importante andare in verticale, stiamo lavorando su questo e penso che qualche miglioramento si veda, insomma. Grazie ragazzi.